Sono appena stato in quel di Cavriago, vicino a Reggio Emilia, per l'International Hobbit Day, invitato da Mattia Asti per il secondo anno consecutivo, niente meno che come discussant, in una specie di simposio a proposito di Tolkien. L'anno scorso la discussione ha riguardato la nuova traduzione del Signore degli Anelli a cura di Ottavio Fatica, con un confronto con la vecchia di Vittoria Agliata. Quest'anno invece ha riguardato un tema molto misterioso ma molto quotato tra i tolkieniani, e cioè i Balrog. E tra tutte le suggestioni che sono emerse da questo incontro, voglio ringraziare Mattia per la suggestione più bella, che è la seguente: qual è il sesso dei Balrog? Sembra una domanda banale, ma invece nasconde molti ragionamenti che si possono fare circa questo presunto problema. Io stesso non me l'ero mai posto, ma pare che ben due persone avessero formulato questa domanda, e così ci siamo ritrovati a discuterne, e questa è la mia posizione. Innanzitutto bisogna dire che dei Balrog sappiamo pochissimo, ci vengono fornite anche pochissime descrizioni, nel Silmarillion non se ne sa quasi nulla, e invece dal Signore degli Anelli, dal famoso capitolo del Ponte di Khazad-dûm, ne sappiamo qualcosa di più, però non sappiamo nemmeno il loro numero. Si sa che una volta, nelle prime redazioni del leggendarium tolkieniano, erano centinaia, e questo lo vediamo soprattutto nel caso del racconto della caduta di Gondolin, quando addirittura vengono uccisi dagli elfi della casata del martello in 40. Poi però Tolkien cambiò idea e decise che dovevano essere tra i 3 e i 7. Non conosciamo i loro nomi, a parte Gotmog, il signore dei Balrog, o Lungortin, altro signore dei Balrog di cui si accenna solo all'interno dei Lai del Beleriand, oppure la fiamma di Udung, cioè il flagello di Durin, il Balrog delle miniere di Moria. Non sappiamo nemmeno se i Balrog avessero o meno le ali e se queste ali servissero loro per volare. E non sappiamo nemmeno di che sesso fossero i Balrog. Beh, generalmente pensiamo che siano maschi, visto che si dice all'interno del Signore degli Anelli che il Balrog ha una forma umana, quindi forse è molto più simile a una figura umana che al mostro che vediamo ritratto nella trasposizione cinematografica di Peter Jackson. E generalmente pensiamo che siano maschi. Gotmog era un maschio, forse anche Lungortin dal nome, e quindi anche il Balrog delle miniere di Moria. Però non è detto che poi i Balrog non siano anche di genere femminile. Ovviamente queste sono tutte speculazioni. Noi sappiamo che i Balrog sono Maiar, e quindi essendo Maiar sono degli Ainur incarnati, che hanno preso una determinata forma nel momento in cui sono entrati in Arda, nel mondo. Tutti gli Ainur hanno preso un corpo maschile e femminile. I Valar, per esempio, sono maschi e femmine e creano anche delle coppie, è come se fossero sposati. Ma anche i Maiar hanno un genere di appartenenza. Per esempio, gli Istari, i maghi, come Gandalf, Saruman, gli Stregoni Blu, Radagast, sono maschi e hanno anche la forma di vecchi, di persone anziane. È però interessante notare che agli inizi della sua creazione leggendaria Tolkien pensava di includere all'interno della sua mitologia anche tutte quelle figure tipiche del folklore che noi conosciamo, come sirene, silfidi, naiadi, ninfe, e fare di loro dei Maiar. Per esempio è molto probabile che Baccadoro, la figlia del fiume, sia una ninfa e quindi una Maiar. Una Maiar sposata con Tom Bombadil, che probabilmente è anche lui un Maia, anche se non ne siamo completamente sicuri. E le ninfe sono di genere femminile, così come le sirene.
Questa cosa, questo particolare, è andato progressivamente perdendosi nel corso dell'elaborazione del leggendarium, eppure troviamo dei riferimenti all'interno del Lai di Leitian, cioè la storia di Beren e Lúthien in versi, che troviamo all'interno dei Lai del Beleriand, nel momento in cui si parla di Turinguetil, un misteriosissimo personaggio che funge da messaggera di Sauron. Sappiamo che è di genere femminile e non sappiamo minimamente da dove venga né che cosa sia. È un demone in forma di vampiro oppure ha le sembianze di un demone pipistrello? Sappiamo però dalle note inserite da Christopher all'interno del suo testo che Turinguetil probabilmente è una di quelle silfidi dell'aria che volavano nelle aule di Varda. Quindi era una maia di Varda, uno spirito dell'aria, che poi è stato corrotto, esattamente come i Balrog, e si è trasformata in una specie di demone vampiro in forma di pipistrello. E Turinguetil è di genere femminile, e resta tale anche quando passa dalla parte di Melkor, cioè quando decade dal suo stato di maiar puro e diventa un maia corrotto. La stessa cosa sarebbe potuta succedere anche con i Balrog, e mi riferisco a un altro personaggio di genere femminile che ha a che fare con la natura dei Balrog, e cioè Arien, la maia che guida il sole. Sappiamo che in Tolkien il sole è guidato da una maia di genere femminile, mentre la luna è guidata da un maia di genere maschile. E Arien è uno spirito di fuoco, uno spirito molto probabilmente dipendente da Varda. Ci sono varie redazioni del testo, varie versioni della storia, però sappiamo che Melkor cerca più volte di mettere le mani su Arien, la concupisce, vorrebbe farne sua moglie, in una versione addirittura la violenta. E questa è la prova che vorrebbe portarla dalla sua parte. Pensiamo solo a cosa sarebbe potuta diventare Arien corrotta, passata dalla parte di Melkor. Sarebbe diventata anche lei un Balrog e quindi probabilmente un Balrog di genere femminile, anche se non ne abbiamo la riprova. Forse Arien si sarebbe trasformata in un Balrog di genere maschile, anche perché non ci viene detto che gli altri Balrog di cui non sappiamo niente e che esulano dai soliti Gotmog, Lungorting e Fiamma di Udun non fossero proprio di genere femminile. Questo i testi di Tolkien non lo dicono. Ancora una volta è bello speculare, anche perché Tolkien ha cambiato idea molte volte e spesso non è riuscito nemmeno lui a risolvere tutti i problemi che aveva aperto nel corso della sua carriera di scrittore.